Oddio, che fine ha fatto Gala? Che fine ha fatto Gala? Tutto ecco, pronto? Proprio. Non parla nessuno. Ecco. Oddio. Ah? Non ho sentito. Ciao Pietro, come stai? Sono Cosa vuoi? Cosa hai fatto a mio cugino? anche qualcuno? Ti manca qualcosa? Oppure ti manca qualcuno? Cosa hai fatto a mio cugino? Rinchiuso in L'hai rinchiuso? casa Dove l'hai rinchiuso? mia. Oddio mio! Legato. Dove l'hai rinchiuso? Dove l'hai messo? Non te lo dirò mai. Dannazione! Tanto sai che ti troverò, brutto stronzo. Ciao. Ok. Ora andiamo alla ricerca, immediatamente. Quel brutto stronzo di un demone. Che diamine stai? Pronto? Diamine. Dai, dai, togli questa cosa. Ok, sono libere. La bocca, ok, anche la bocca, sono libera. Perfetto. Come faccio ora ad uscire? Lui è svenuto. Devo iniziare le ricerche, dannazione, lo sentivo. Boh, non lo so. Magari, tanto io so che Gala è un vero leone. E potrà farcela. Potrà liberarsi. Via. Eccolo, che Gala, Gala. Dimmi, dove sei? Cosa ti ha fatto? Cosa ti ha fatto? Mi aveva legato la sedia con le mani legate con la bocca sotto. Ok, ma io ti vedo, eccoti. Oddio mio. Ciao. Ehi, sali subito, dobbiamo scappare da qui. Andiamo via. Mi Andiamo. stavo per mettere una cosa del demone. Guarda, questa qua è casa. L'ho sfondata. Sai che c'è? Visto che è fatta di lava. Visto che è fatta di lava. Che Se c'è cos'è? l'acqua. Uno. E due. Tre! E tre. Si è sciolta! Bene. Ok, ora dobbiamo uscire da qui. Dobbiamo andare, non lo so. Comunque, non so perché ho 500 euro. Quindi possiamo comprare una casa. Vai tutto dritto, non quella là. Non Ok. l'hotel. Possiamo comprare una casa vera. Andiamo a vedere se qua sopra c'è qualche suolo per costruire il nostro accampamento. Mi sa di sì. Ma dove vai tutto dritto? Non c'è, qui vedi? Sì, c'è là in fondo. Devi girare subito a destra ora. No, Qua dici? Eccolo! no, dall'altra parte, all'altra parte, di qua. Di qua, di qua, Guida tu! Sei in grado di di qua. guidare? Là! Ah, mi guidi tu, Sì, grazie. sì. Ti ho già perso! Fondo. Eccolo! Io sono finito al solo 14. Pure io. Eccomi. Dai, prendo casa, che io ho i soldi. Io non ho nemmeno un euro. L'unica casa che possiamo permettere, che costa 500 precisi, è questa. Beh, sempre meglio di niente, no? Aspetta, si sta costruendo. Wow, però puoi tinteggiarla di giallo? Non ce l'ho la tintura gialla, c'ho solo questo colore. Vai. Siamo sempre, cioè sempre meglio di niente qui.
Infatti, ti do i permessi di fare tutto quello che vuoi. Ora qua è anche casa tua. Quindi speriamo che il demone. Ti do i permessi. Ok, però speriamo che il demone non ci trovi, perché comunque lui ha detto. Cioè, io quando prima di chiudere la chiamata l'ho chiamato brutto stronzo. Ah, vabbè. Ehi, ma che diavolo? Ma è acceso tu il fuoco? Io? Basta che io mi teletrasporto su Gala. Oddio mio. Spegnilo, spegnilo, spegnilo Gala, spegnilo. Qui ho sempre tutto. So sempre tutto. Ciao. Oddio mio. E manderò la vostra casa a fuoco. No Vinci, non ci siamo comportati. Dannazione, non ci siamo comportati bene. Ti ricordi cosa abbiamo letto su internet? Lascia fare, abbiamo affrontato di tutto. Ce la faremo, anche se io divento un demone. Io sarò sempre buona con te. Sì, quindi... da perché la cultura è più forte. Da quello che il male non... Sì, quindi sappiamo che da quello che è successo ieri non posso farti l'aneddoto, perché lui subito ti teletrasporta in un posto deserto. Infatti. E se non facessi da solo? Eh? Non niente, lascia fare. Dobbiamo affrontare questa cosa come il vampirismo. Sì. Comunque io non so. Ma io non so demoni. Perché finalmente io ancora devo completare poi. Sì. Ma che poteri avrò? Io potevo succhiare il sangue, potevo fare tante cose. Ma comunque ti ricordi come ce ne siamo usciti dal vampirismo? Buttandoci nel vuoto. Forse potremmo concludere anche qui così. Ah no, perché comunque se ci buttiamo nel vuoto potremmo innanzitutto morire, perché già è stato un miracolo che non siamo spawnati da fantasma. Diversa. E poi comunque se ci buttiamo nel vuoto noi ne usciamo, ma tutta la popolazione verrà contagiata da questa fiamma oscura, e poi non siamo nemmeno sicuri che buttandoci nel vuoto. TV! Che c'è? Ho trovato l'unica persona che è sopravvissuta al demone. E chi sarebbe? Sono un militare, ma vedi che è tutto bruciato. Sì. Io devo essere come lui, perché ma ti ricordo, io non voglio come siamo usciti dal vampirismo, tu per caso? Operandomi, però non credo che funzioni di nuovo. Credo. È vero, ci siamo buttati nel vuoto, perché comunque dall'operazione ti erano rimaste una ghiandola. E poi, no, non ce l'ho più. E poi comunque è una cosa che hai una ghiandola, ma è una cosa che lui ti sta impossessando, proprio che si sta impossessando nel tuo sangue, quindi non credo che esista un'operazione del genere. Però allora una cosa, sì. Qual è il contrario di inferno? Contrario di inferno. Luce? No, paradiso. Paradiso, mi stava venendo in mente. Quindi l'inferno odia l'amore. Quindi? Secondo me noi ci dobbiamo trattare bene. Dobbiamo essere vicini, dobbiamo dirci parole carine. Vero. Da così. Dici che perché piano piano diventerò come il vampirismo. Ti ricordi che io avevo anche l'angelismo? Sì. Perché comunque il contrario di demone quale sarebbe? Angelo. Angelo. Quindi dobbiamo comportarci come dei veri angeli e sconfiggerlo in questo modo. Sì. Bravi ragazzi, siete dalla giusta parte. Avete trovato un'idea. Io anche questa idea non la riuscivo a trovare. Chi sei? Io sono l'angelo blu. Ehi. L'angelo? E
stai comportando bene, Gala? Ti tolgo solo una parte del tuo demonismo. Ok. Penso che ti tolga la coda. La coda è bianca! Bianco è il colore dell'angelo. Fatti! Quindi tu pian piano stai togliendo la maledizione da demone e sta venendo l'angelo. Guarda, ti stai tornando praticamente normale. Ti rimane solo la maglietta e il coso nero sulla testa. Cioè, ti rimane solo la pelle e il coso nero in testa. È tolta! Wow! Ma stai diventando angelo! Wow! Ma ne stai uscendo praticamente! No! No! Stupido angelo! Sai che c'è, Gala? Aggiungo qualcosa di molto molto brutto. Che tu non volevi. Che tu sicuramente non vorresti. Che diamine sta succedendo? Cosa? Cioè? Cosa vorresti fare, stupido? Delle ali da demone. Per quanto riguarda te, angelo, mi vendicherò, ti ucciderò. Oddio, vuoi uccidere l'angelo? Comunque le ali del demone veramente non sono così. Prima o poi si impossesseranno nel tuo corpo e diventeranno anche parte della tua pelle. Ma tu l'hai sentito? Ha detto che vuole vendicarsi dell'angelo, lo vuole uccidere. Se l'angelo muore, tu torni, diventi un demone livello max, perché lui ti sta reggendo. Però, cosa sono questi ali? Oddio mio, ti stai trasformando! Ti ho cambiato le ali, perché quelle là non voglio più. Queste qua non si impossesseranno mai. Oh cavolo. Bene. Anche se sono un pochino da ragazzo, però non fa niente. Sì, ma comunque tu hai sentito, ha detto che vuole uccidere l'angelo. L'hai sentito? Non ti preoccupare, Pietro. Gli angeli sono immortali, ricordatelo. Sì. Dio mio. Sì, ma ha detto che la parte del demone, non ti devi preoccupare. Io ora lo sto trasformando in un angelo. Ma che diamine, quindi già l'abbiamo sconfitto praticamente? No! L'avete solo indebolito. Ma ora però tu non sei angelo livello max. Sei? Io sono il demangelo. Quindi metà demone e metà angelo, demangelo. Sì. Oddio mio. Quindi, comunque ce ne stiamo liberando noi, ma comunque dobbiamo ancora aiutare tutta la popolazione. Non vi preoccupate. Sì, ma comunque dobbiamo prendere... Ma che diamine, angelo livello max? Che diamine? Ma che diamine? Ma che sta succedendo? Ho anche demone livello 2. Va bene. Cioè, comunque è sempre meglio di niente. Comunque, pian piano te li toglierai di sto demone. Ma quindi, tu ti hai solo indebolito da quello che ho capito. Indebolito per... Ehi, dove sei? Dove vai? Padrone. Oddio, no, fermati. Padrone. No, dannazione, altro che padrone. No. L'hai ipnotizzato. Ti regalo questo
carrello, forza! E anche questo skateboard! Aio! Dannazione. Anche Grazie. questo... Porto, volo a prendere! Fermati, tu non puoi andare! Fermati! E fermati, fatti prendere! Dannazione, fermati! Fermati! Fatti prendere! Muovi! Ma ti faccio... Ma te lo faccio vedere io il tuo padrone! Angelo, cosa devo fare ora? Portami a casa tua, dai e buttami un secchio d'acqua in faccia. Ok. Acqua fredda, non calda, perché se no il mio effetto sarebbe... La situazione sta diventando ingestibile. Basta, mi domandano i miei padroni. Allora, Angelo, dove posso trovare il secchio per riempirlo d'acqua? Sta praticamente aspetta, lo trovo. Sta là. A quale posizione del mio zaino? Alla aspetta un punto. Alla sesta. Quindi primo, secondo, terza, quarta. Eccolo! Gara, lo de... Ehi, no, 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 no! Vai, vai! Aspetta! Sì. Ma che diamine, perché non ho la faccia? No, sta riprendendo. Ok. Ma che diamine è qua per... Perché sono piazzato Allora, il demone si stava impossessando di te. Praticamente, noi stavamo parlando e tu hai iniziato a dire padrone. Lasciami andare dal mio padrone. Yala, vieni No, 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 no,
mio angelo custode, cosa devo fare? Questo non ti posso dire dove sta, dove avete iniziato questa nuova stagione. Ok, lo so. Internazione, meno male che c'è la mia macchinina, bandina. Mi servi? No, Joy, non si spawn. Mannaggia la miseria, che gala però. Come sta? Finirà male, lo trasformerà. Gala, Pietro, tu devi vedere in gala. Lui cerca di convincere se ti andrà tutto bene, sì. Ma tu non lo convinci mai. Ok, io credo che lui sia un vero leone. Il nostro detto è un vero leone, che significa che ci dà la nostra forza. Io sono sicuro che Gala ha memorizzato questo detto. Ma no, il vostro detto è la cugnanza. Sì, ma anche questo è il nostro secondo detto prima della cuginanza. Potere della cuginanza. Qui è iniziato tutto. Non c'è nessuno. Ma no, dove prima la fiamma oscura vi ha portato all'inizio. Quando l'ha salvato. La fattoria? Mi sto sbattendo dappertutto, sta macchina inizia a diventare incontrollabile. Spero non fa niente. Lo vedo. Lì c'è la casa abbandonata. Farò il giro perché sono sicuro.
che la casa abbandonata è vicino alla fattoria. Quella è la pista dell'aereo. Dobbiamo impostare il navigatore. Intanto lo provo a chiamare al telefono. Però non so cosa vuol dire questo. Che succede? Non so se sta per lui. Oddio, ma sei diventato un demone? Da quello che vedo, sì. Ma io non trovo la dannata fattoria! Dove si trova? Dove sono sbagliata, Pietro, devo arrivare fino. Sono sicuro che è da queste parti, tu. No, non mi ricordo. Devi andare all'inizio. E poi devi andare tutto a diritto. Non dove è la casa. Prendi quando arrivi all'ospedale. Devi continuare il dritto, poi ci sarà la stalla con accanto alla fattoria. Okay. E devi ricordarti cosa è la cucina, perché da quello che vedo c'ha occhi viola, ali e cospetti neri, vestiti rossi. Ecco, stai attento, ho una scia in mano. Cosa hai in mano? Una scia. Dannazione, come farò? Mira. No, ho sbagliato di nuovo strada. Ah, eccolo! Eccolo la fattoria! Aspetta, posso girarci intorno? Vedo se riesco a farci qualcosa dalla macchina. Ehi, Gala? Oh, ecco il mio nemico. Ehi, senti, potere della cuginanza! Potere della cuginanza! E qua, sporchi la macchina! Il potere della cuginanza! Potere della cuginanza! Pietro, non funziona, lo devi abbracciare, lo devi, non so, fare qualcosa di buono. Potere della cuginanza! No, 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 no. Oh. Ti ho abbracciato! No! 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 Ti ho abbracciato! Avevo rotto la macchina! Ti abbraccio! Ho rotto la macchina! Oh, dannazione, mamma mia! Ti abbraccio! Ti sto abbracciando, ma non funziona! Come diamo la devo fare? Vieni qua, dai, vieni qua. Lo abbraccio. Dai, fermati. Pietro, è impossibile abbracciarlo perché ti ho lasciato in mano. Ti continua a scappare. Diamine, cosa devo fare, Angelo? Dio. Non lo so neanche io perché è difficile. Dio. Ai, oi. Non guardarti alle tue spalle. Perché? Che hai fatto? Tu che hai fatto? Cosa? Io non ho fatto niente. Perché mi hai trasformato? Perché? Non ho scemato.
Non mi perdonerei mai se fosse veramente voi. Per favore, svegliati! Svegliati! È morto. Abby, Gala, cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Mi avevo impazzito! E che c'è? Non mi ha portato che sei morto. Perché mi hai fatto? Perché mi hai aiutato? Oi, oi. Mi ha fatto cogliere la testa. Fermo, mia subita. Cosa vuoi? Brutto! Potere della sconfinanza! Basta! Non voglio più essere malato di niente! Lasciami! Lasciami! Vai, via! E non permetterti mai più di farti rivedere! Non farti vedere che almeno me va! Vai, via! Brutto schifoso! Ok. Potere della cuginanza! Ce la potrei fare. Vieni. Dobbiamo correre, devo correre. Non ti vedo dietro. Vieni. Sei pesante. Ok. Devo correre. Massimo velocità 5. La macchina è rotta. Non mi importa di ridire velocità. Fai presto. Togliati. C'è un cugino che sta morendo. Dai. Perché ti sei messo sotto il letto? Non ti devi nascondere. Oh mio Dio. Dove sei il dottore? Dove sei il dottore? Tanto sono stato dottore per poco, ma sono stato dottore. So come curarlo. Sì, è la corrente. Vabbè. Dai. Sì. Un altro poco. 3 ore dopo. Pietro. Che c'è? Sei sveglio. Sì. Ma cosa è, perché sono di questo colore? Ora ti asciugo un attimo. Bene. Sono vivo? Sì, ci sono una cicatrice sulla mano. Hai perso molto sangue. Infatti non ricordo quasi niente. Ma perché? Io ricordo solo che mi stavo affidando al potere dell'angelo, che mi ha detto di abbracciarti. Io nell'abbracciarti tu mi hai colpito la testa. No, io ti ho colpito la mano. Ma per sbaglio, perché ero in concerto a lui. Ma l'ho mandato via per tanto tempo. L'ho sparato, è scomparso. E ho detto, potere della cuginanza lo devo spezzare. No, vuol dire che lui vuole ancora farci del male. Ma per ora se n'è andato, dai. Ma come dobbiamo fare a sconfiggerlo? È quello il problema. Infatti.
Dobbiamo sbrigarci a sconfiggerlo prima che lui ci faccia del male, veramente molto serio. Dobbiamo sbrigarci a sconfiggerlo, dobbiamo immediatamente trovare un modo. Sei troppo negativo. Perché tu pensi subito alla... Tu pensi subito alla fine. Tu non pensi mai bene. Ehi, non litighiamo. Guarda che già finire. Potremmo anche finire male, guarda. Hanno per ora l'uomo bene, ma non è che dobbiamo essere sempre tristi, dobbiamo anche vivere la Allora, qualità, anche se si fa tu vuoi dire finire più o meno bene? Tu, fammi prima parlare a me. Tu vuoi dire più o meno bene quando sei diventato demone? Il demone ti ha posseduto, ti ha portato in una casa abbandonata, ti ha spinto lui di sotto quando ci stavamo per suicidare, quando abbiamo detto gli eroi non muoiono mai. Ti sta possedendo un demone e tu dici più o meno male? Cosa deve capitare ancora di peggio? Senti, non è il caso di arrabbiarsi ora. Ma un bello schiaffo te lo meriti. Allora, per me da oggi me ne frego del tuo demone. Vado a vivere da solo e ti faccio quello che voglia. Ma guarda te, ma guarda te, uno cerca di aiutarlo, addirittura mi ha colpito e poi vuole essere pure giustificato. Ma guarda te, guarda. Non meritavo proprio. Io ci vado a vivere da solo, che cacchio me ne frega. Per me si può. Il demone se lo possa pure prendere. Funzionato. Mio Dio, ora gara, questo è tutto.